Ok, ci siamo. Devo Ok, sto andando, guardare sto andando. tutti e due. Mi raccomando, eccoci qua, bentrovati. Innanzitutto un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Facebook e un caro saluto anche agli ascoltatori di Instagram. Ogni tanto mi vedrete girare la testa perché ho contemporaneamente due dirette da tenere sotto controllo. Una grande gioia ritrovarvi tutti dopo questo tempo in cui ci siamo incontrati soprattutto via video. O con la possibilità di chattare un po' anche sui commenti. Ma adesso vediamo come posso invece aiutarvi e darvi una introduzione a quello che è il metodo che propongo e soprattutto quali sono i passi più semplici, ma anche quelli proprio che possono fare un grande cambiamento nella tua vita, riassumere un pochino tutti i consigli che abbiamo dato fino ad ora nei video. E cercare di metterli in una cornice completa che vi dia anche la possibilità di iniziare subito a fare dei cambiamenti reali nella tua vita. Addirittura ti lancio questa sfida, questi 8 passi di cui adesso vi parlerò, perché non metterli tutti quanti insieme in una settimana per provare a fare una full immersion, un esperimento scientifico con noi stessi, provare a vedere come può cambiare realmente la nostra vita se mettiamo in atto questi cambiamenti. In fondo sono solo 7 giorni, quindi anche se qualcosa ci fa un attimo tremare e dire ma davvero ci riuscirò? In fondo una settimana, via, non è così difficile, è qualcosa che può essere realizzata. Non mi devo dimenticare di Instagram, mi raccomando, stiamo registrando tutto, quindi non ti preoccupare se qualcosa la stai, magari andrò un po' più veloce, se qualcosa te la perdi la puoi riascoltare, anzi un caro saluto anche a tutti coloro che non possono essere in diretta oggi e che invece ascolteranno questo video successivamente, sarà sempre disponibile su Facebook, poi probabilmente lo metteremo anche sul blog. Però sicuramente lo puoi ritrovare anche qui su Facebook. Ovviamente per voi di Instagram in la diretta la posso fare, ma non posso poi tenere il video su Instagram, quindi se vorrai riascoltarlo dovrai poi andare su Facebook. Quindi stiamo registrando e non mi è possibile in questo momento, come dire, guardare già subito la chat. Lo farò in un momento successivo perché? Perché all'inizio mi prendo una mezz'ora per darvi un overview, un'apertura e anche darvi un pochino di argomenti su cui riflettere. Quindi facciamo una mezz'ora di spiegazione e una mezz'ora di domande. Magari se questa mezz'ora di spiegazione più che altro ascoltate sia la risposta alla vostra domanda potrebbe già essere contenuta nella spiegazione e sia non finite in fondo con la chat e poi dobbiamo risalire per riuscire a rispondere a tutti. Invece mi voglio poi prendere una mezz'ora per rispondere un po' a tutte le domande che mi farete. Quindi iniziamo innanzitutto da questa apertura, da questa overview su quali sono, abbiamo detto, gli 8 passi principali che veramente sono in grado di fare una differenza nella tua vita. Innanzitutto facciamo una piccola premessa. Ci sono solo 2 problemi principali che ci impediscono di essere veramente in uno stato di salute e di equilibrio. E sono 2 problemi di cui ci dobbiamo occupare assolutamente se vogliamo capire come mangiare, che stile di vita avere, come sentirci meglio, come creare una maggiore armonia tra la nostra mente, il nostro corpo, il nostro cuore. Se non ci affrontiamo questi 2 problemi, non riusciamo veramente a venire a capo di questo rebus. Sono solo 2, quindi questa è un'ottima notizia, ma li dobbiamo affrontare entrambi. Il primo è che dobbiamo riattivare la trasformazione del cibo, dobbiamo migliorare l'eliminazione delle tossine e dobbiamo evitare di usare le nostre riserve per vivere. Perché succede questo? Questo succede quando la nostra digestione, cioè la maniera di trasformare, il modo che abbiamo di trasformare il cibo in nutrimento effettivo che può essere utilizzato dal corpo, è in qualche modo inceppata, è in qualche modo rallentata, non abbiamo una completa utilizzazione di quello che mangiamo e quindi mangiamo in qualche modo senza ottenere veramente un completo nutrimento. E voglia dire dobbiamo mangiare più questo che quest'altro, come tutti noi teorici dell'alimentazione che si strappano le vesti su quale sia, come dire, l'alimentazione migliore. Ma al primo punto ci dobbiamo chiedere: ma stiamo veramente riuscendo a trasformare quello che mangiamo in nutrimento effettivo per le cellule? Altrimenti mangiamo senza
come dire, ottenere quello che vogliamo avere. Come si fa a riattivare la digestione? Queste conoscenze meravigliose sono conoscenze antiche che ci vengono dalle medicine più antiche della terra, soprattutto la medicina tradizionale cinese, la medicina ayurvedica, la medicina dell'antica India, hanno 3.000 anni prima di Cristo, quindi veramente delle medicine antichissime, di conoscenze millenarie su come funziona la digestione e quali sono le regole per poterla riattivare. Quindi in questi 8 passi, zitta zitta, senza dirtelo nemmeno, te ne incomincio ad infilare alcune, perché in realtà, come dire, riattivare la digestione risolve la metà dei nostri problemi e spesso è proprio il fatto che mangiamo male, che mangiamo in un modo completamente non in equilibrio rispetto a quelli che sono i bisogni della nostra digestione che ci crea problemi. Quindi una parte di questi consigli sarà proprio dedicata e te li andrò a segnalare di volta in volta. Il secondo problema, anch'esso importantissimo, è una vera e propria emergenza globale che sta, come dire, occupa veramente, riguarda tutti noi in questo momento, perché dobbiamo uscire assolutamente dalla condizione di infiammazione che riguarda tutti e che sta rendendo veramente difficile la nostra vita e soprattutto sta rendendo difficile la nostra vita a tutti i sistemi interni del corpo. Gli organi non stanno più riuscendo a funzionare bene, per cui abbiamo sempre questa perenne sensazione di non sentirci in forma, di non essere in equilibrio, non riusciamo a perdere peso o non riusciamo a prendere peso. In definitiva, il nostro metabolismo è praticamente bloccato. In un caso o nell'altro, i nostri sistemi interni non funzionano più come dovrebbero e stiamo praticamente galoppando in un invecchiamento che ci sorprende, per cui velocemente mostriamo segni degli anni che passano. Ora, quello che dobbiamo fare è riportare equilibrio tra i 3 nutrienti, ecco perché mi hai sentito parlare tante volte nei video. Mi raccomando, gli nutrienti sono 3 e dobbiamo fare pace con tutti e 3, dobbiamo riportare tutti e 3 nelle nostre abitudini, non dimenticarci di 2 e esagerare con 1, come spesso succede. Quindi dobbiamo mettere ordine nei 3 nutrienti essenziali, riportarli al loro ordine ed equilibrio tra di loro, e dobbiamo trasformarci soprattutto in una macchina bruciagrassi, cioè in una macchina che utilizza soprattutto i grassi per vivere più che lo zucchero, perché abbiamo visto che lo zucchero non è un buon carburante, è un carburante che logora tantissimo la nostra macchina, mentre se la trasformiamo in una macchina che utilizza i grassi per trasformare, per creare energia, questo performa tantissimo la nostra macchina, la rende molto più smagliante, i sistemi funzionano tutti benissimo e riusciamo a riattivare tutto il nostro corpo e ritrovare una forma veramente in modo rapido. Ora, come possiamo lavorare su entrambi questi 2 aspetti, perché è quello che dobbiamo fare, come possiamo farlo in quali sono i punti essenziali? Quindi questi 8 passi, ovviamente ci sarebbe da fare un discorso che potrebbe durare giorni, ma cerchiamo di sintetizzarlo in quali sono gli 8 passi concreti da cui puoi iniziare. Tanti di voi nei commenti dei video mi hanno chiesto: ma da dove devo iniziare? Mi fai una lista degli alimenti? Mi fai una lista di quello che devo mangiare? Bene, questi sono gli 8 cambiamenti concreti che tu puoi portare fin da subito nella tua alimentazione. La sfida è anche quella di metterli in pratica in una, come dire, in una settimana tipo, che improvvisamente diventerà con una luce nuova e è anche divertente. Non devi avere paura dei cambiamenti. I cambiamenti sono la cosa più bella che abbiamo nella vita, perché cioè, di cambiare dobbiamo cambiare per forza. Invece cavalcare quest'onda e farlo con la gioia è qualcosa che veramente può, come dire, farti uscire da quella monotonia e da quella idea che è tutto difficile, che è tutto impossibile, che non potrai mai cambiare niente, che ti devi tenere tutti i problemi che hai e che soprattutto devi combattere una dura battaglia contro il corpo che non va bene e tu che vorresti fare invece delle cose meravigliose, ma hai un corpo che non ti segue. Allora, primo punto, beviamo 2 litri di acqua calda o tisane. Quindi durante la giornata, mi raccomando, lontano dai pasti. Questo è il primo cambiamento. Acqua calda, 2 litri, direi che sono la giusta dose, soprattutto anche in questa settimana, dove mettendo in atto gli altri cambiamenti, hai bisogno veramente di fare un bel detox
e di ripulire in profondità il corpo. Questa da sola è un'abitudine dirompente, veramente in grado di risolvere entrambi gli aspetti, riattivare la digestione, perché rispetta proprio la prima legge della digestione, che è la legge del calore. Il cibo viene trasformato nel corpo solo se c'è calore e l'acqua calda è il primo strumento che abbiamo per dare calore al nostro corpo e al nostro stomaco e alla nostra digestione. Quindi riattiva la digestione grazie al calore, favorisce il detox delle cellule perché arriva ovunque, mentre l'acqua, anche a temperatura ambiente, non parliamo dell'acqua fredda, non va in giro nel corpo, ma viene soprattutto poi direttata immediatamente nei reni. Hai quindi un raffreddamento della zona renale, ma non hai un effettivo beneficio, al massimo un po' di ritenzione idrica qui e là. Invece l'acqua calda veramente va ovunque e ripulisce le cellule, purifica tutti i sistemi interni ed è il migliore strumento per eliminare l'infiammazione dal corpo. Da sola, nel tempo, può permetterti anche di avere una bella regolarità intestinale. Diciamo che io ho fatto i conti proprio scrivendo buttando giù i punti di questo incontro, ho riflettuto che sono almeno 20 anni pieni che bevo solo acqua calda e devo dire che questo è il presidio più importante di lunga vita, di salute che io ho e che mi ha cambiato la vita, per cui già solo questo è meraviglioso e puoi davvero fare tantissimo mettendo in atto. Ora facciamoci alcune domande essenziali che sicuramente ti staranno venendo in mente già da subito, già ti vedo che stai scrivendo. Quanta acqua dobbiamo bere? Abbiamo detto 2 litri. Quando la dobbiamo bere? Durante la giornata, lontano dai pasti, perché se la beviamo ai pasti ci allunga solo i succhi gastrici e non serve. Se invece la distanziamo, veramente ha un effetto detox molto molto profondo. A che temperatura deve essere l'acqua? Diciamo sui 37-38 gradi, più o meno la temperatura interna del corpo. Non è necessario che sia bollente, c'è qualcuno che preferisce sorseggiarla quasi come una tisana, qualcun altro la beve tiepida, l'importante è che sia comunque calda. Come mi organizzo per bere acqua calda se vivo fuori, se, come dire, vado al lavoro, mi sposto, devo ogni volta avere il pentolino? No. Innanzitutto prenditi un bel bollitore a casa elettrico perché è la maniera migliore di fare subito l'acqua calda rapidamente. L'altra buonissima abitudine che devi avere è di avere un bel thermos di qualità d'acciaio con te, sempre con te, in modo tale che tu abbia il tuo fabbisogno di acqua calda. Io lo porto ovunque, ho viaggiato con me in qualunque parte della terra, il thermos mi segue dappertutto perché hai l'acqua calda, anche se vai a fare shopping, prendine uno piccolino da mezzo litro. Ti va assolutamente anche in borsa e hai sempre l'acqua calda con te. Secondo punto essenziale, facciamo per favore la pace con le proteine. Questo è un punto importantissimo, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Iniziamo i pasti dalle proteine. Questo non vuol dire che dobbiamo iniziare a fare una dieta stracolma di proteine, non ce ne vogliono tante, ne bastano da 100 a 150 grammi a pasto. Ovviamente, poi vedremo in quanti pasti devono essere presenti le proteine, però la cosa importante è fare veramente questo cambio di rotta per cui le proteine non diventano più il nemico. Se non abbiamo il sostegno regolare delle proteine nella nostra vita, è impossibile fare un effettivo cambiamento. Procediamo senza una gamba e praticamente tutto quello che costruiamo puntualmente crolla. Ne servono poche, la giusta quantità, ma è la regolarità dell'assunzione che fa tutta la differenza e soprattutto che dobbiamo iniziare dalle proteine, perché iniziare dalle proteine cambia completamente il nostro pasto. Noi immediatamente lo digeriamo meglio, ci saziamo prima e abbiamo bisogno di meno zuccheri. Queste 3 cose accadono contemporaneamente quando inizi il pasto dalle proteine. Quindi il beneficio delle proteine è infinito. Per riassumere, proprio se dovessimo dire l'essenza, creano sazietà, aumentano la tua forza vitale, diminuiscono il desiderio di mangiare, soprattutto la sera, che è una cosa che contraddistingue tutti i grandi mangiatori di zucchero, di carboidrati, di pane e di pasta. Riducono la fissazione costante di dover mangiare. Accrescono il tessuto muscolare, che è un tessuto importantissimo che deve essere accresciuto perché è proprio all'interno del tessuto muscolare che vengono bruciati sia gli zuccheri che i grassi, quindi è un tessuto che deve essere in salute. Sono componenti essenziali di enzimi ed ormoni. Se oltre 2 bilioni di
processi nel corpo richiedono proteine. Fai tu il conto se è mai possibile che noi possiamo vivere senza proteine. Gli studi poi dimostrano una cosa divertentissima, che noi, fino a che non mangiamo la giusta quantità di proteine di cui abbiamo bisogno, che più o meno si aggira, se siamo sedentari, da 0,4 a 0,6 grammi per chilo di peso corporeo. Ovviamente se facciamo attività fisica già possiamo aumentare a 0,8 o addirittura 1 o a 1,2 a seconda di quanta attività fisica facciamo. Quindi se non diamo la giusta quantità di proteine al corpo di cui ha bisogno, il corpo ci fa mangiare fino a che non la raggiungiamo. Ecco perché tante volte, nonostante pensiamo di aver mangiato, abbiamo ancora fame. Proprio perché abbiamo un fabbisogno proteico ancora da soddisfare. Questo è importantissimo. Il segreto è iniziare dalle proteine in modo tale da, come dire, digerirle meglio e accompagnarle sempre dai vegetali cotti e dai grassi sani, in modo tale da avere un pasto completo. I vegetali ci forniranno i carboidrati, ma adesso ci ritorneremo, e i grassi ci forniscono in realtà la vita. I grassi devono essere, sono una parte fondamentale della nostra alimentazione e anche su questo ci torniamo. Diciamo, in questo modo, riequilibrando completamente la nostra alimentazione con questi tre cardini fondamentali, le proteine diventano un pilastro che assolutamente non ci nuoce. Ora vediamo come ci dobbiamo organizzare. Se siamo onnivori, in questa settimana le mangiamo tutte le proteine a nostra disposizione, magari non consumiamo legumi. Perché? Perché è una proteina che contiene anche amidi, quindi in questa settimana, dove vogliamo provare proprio a fare un po', a mettere un po' da parte i carboidrati, con i legumi facciamo un attimo di pausa. Se siamo vegetariani, invece, la nostra scelta si riduce, quindi faremo soprattutto uova e derivati del latte di buona qualità, magari formaggio da latte crudo, soprattutto possibilmente anche senza lattosio, il parmigiano 36 mesi è decisamente un ottimo esempio di un formaggio di qualità che possiamo mangiare. E poi aggiungiamo ovviamente un po' di legumi, perché altrimenti la varietà delle proteine nella settimana sarebbe troppo monotona. E possiamo invece aggiungere delle proteine vegetali che forse non conosci, forse sì, forse no. Te ne parlo un secondo. Sono i semi di chia, i semi di canapa, le proteine dei semi di zucca o dei semi di girasole, che sono delle proteine vegetali di pronto utilizzo, molto nutrienti e molto bilanciate, che funzionano molto bene quando seguiamo una dieta vegetariana o vegana. Sono delle proteine che trovi in polvere o in semi, le devi mettere magari in ammollo, non hanno bisogno di cottura, questa è un'ottima notizia, quindi veramente ci possiamo fare delle preparazioni rapide. Se hai bisogno di ricette, ricordati che ho un blog proprio ricchissimo, veramente generosissimo di ricette, quindi trovi ampio modo per poterle utilizzare e quindi non avrai dubbi a riguardo. Se siamo vegani, la scelta si riduce ancora di più e quindi abbiamo bisogno di utilizzare soprattutto legumi e ovviamente queste proteine vegetali che ti dicevo. Quindi questo è la e dobbiamo sempre iniziare da qui, sia che siamo vegani, sia che siamo vegetariani, sia che siamo onnivori, dobbiamo sempre iniziare da una piccola quantità di proteine il nostro pasto. Ovviamente se siamo vegani la scelta si riduce molto, quindi magari ci possiamo aiutare anche con un po' di superfoods, un po' di microalghe, magari per aggiungere un po' di nutrimento. Perché manca un grande assente di queste proteine per vegetariani e vegani è la soia. Perché? Perché fa malissimo. Ci sono tantissimi articoli sulla soia. Siamo veramente, se scrivi soia, credo su Google, i primi articoli sono proprio quelli del nostro blog. E quindi avrai modo di capire che è una delle proteine più squilibranti per il nostro corpo, super infiammante, raffredda la nostra digestione, squilibra il nostro corredo di enzimi, impedendoci poi di digerire soprattutto le altre proteine, e soprattutto è ricchissima di fitoestrogeni, che sono veramente, è come prendere una pillola anticoncezionale costantemente nel corpo, che crea uno squilibrio nel nostro corredo di ormoni, nell'equilibrio degli ormoni, che può avere un impatto molto molto profondo. Altra domanda che sicuramente può arrivare, ma se mangio troppe proteine, cosa che non accade col mio approccio, perché non è un approccio iperproteico, la quantità di proteine ogni volta non è grande, non rovinerò i miei reni. Ora, questo è divertentissimo perché è uno dei
vinti, e poi dedicherò un video a questo, così farò arrabbiare veramente tutti i medici del mondo, ma purtroppo è uno dei miti più duri a morire, perché non esistono, la bella notizia è che non c'è una sola ricerca a supporto scientifico del fatto che le proteine diano disturbo ai reni. Quali sono le ipotesi perché si è arrivati a questa idea, a questo mito? Può essere che sia legata al fatto che magari le persone che hanno problemi ai reni non devono mangiare proteine. Allora si è pensato che anche le persone sane possono ammalarsi dei reni se mangiano troppe proteine. Questo assolutamente non è vero e non c'è nessuna ricerca che lo dica. Altra possibilità può essere che il motivo sia legato al fatto che magari, dato che i reni processano l'azoto contenuto nelle proteine, se noi mangiamo più proteine, magari abbiamo più azoto e l'azoto ne arriva di più nei reni, i reni sono costretti a processare più azoto. Ora, innanzitutto, mangiare troppe proteine è veramente difficilissimo perché immediatamente stimolano il senso della sazietà e il corpo riceve il messaggio che è sufficiente, ti puoi fermare, cosa che non accade con lo zucchero che invece possiamo mangiare all'infinito. Ma la seconda cosa importantissima è che il corpo si autoregola e c'è proprio un, come dire, sono immediati messaggi dal cervello agli organi per modificare anche la filtrazione glomerulare a seconda del tipo di quantità di proteine che sta arrivando, per cui non arriva assolutamente una quantità esagerata di azoto. I flussi di sangue vengono, come dire, diminuiti in modo tale da evitare che questo azoto maggiore possa in qualche modo creare disturbo nel nostro corpo. Punto numero 3. Introduciamo almeno 5 cucchiaini di grassi sani nella nostra dieta quotidiana. Almeno 5 cucchiaini al giorno. Che cosa fanno i grassi sani? Perché sono così importanti? Sono il nostro migliore carburante, credo proprio prestissimo vi arriverà un video completo dedicato solo ai grassi e comunque sui grassi trovate una quantità incredibile di articoli sul nostro blog. Sono fondamentali per ripristinare proprio la funzionalità di tutti i sistemi principali, regolarizzano l'intestino, nutrono le articolazioni, regolarizzano gli ormoni, importantissimo, gli ormoni non possono funzionare bene senza avere i grassi, creano un senso di sazietà profonda, per cui tu ti calmi completamente e puoi, come dire, creare anche un maggiore spazio tra i pasti senza soffrire più, danno veramente un senso di sazietà che dura nel tempo e nutrono il cervello e la memoria. Questo è importantissimo, il carburante principale del cervello è il colesterolo, proprio i grassi, la quantità di colesterolo, la più importante quantità anche di peso del nostro corpo di colesterolo è proprio nel cervello, che credo che sia il 70% del nostro colesterolo e tutto lì c'è veramente una quantità incredibile. Purificano il fegato e sono il più importante e in assoluto decisivo fattore di giovinezza. Se vuoi mantenerti in giovane, in salute, in forma, devi fare pace con i grassi. Ora devono costituire almeno il 50% delle calorie totali che assumi nel pasto. E non è difficile raggiungerlo perché tanti alimenti contengono anche grassi, anche tanti alimenti proteici contengono grassi e le calorie dei grassi sono molto maggiori, quindi non è difficile raggiungere il 50%. Ora facciamoci le nostre domandine. Ci fanno ingrassare i grassi? Assolutamente no. Anzi, proprio nel video che arriverà a breve ti dimostrerò che i grassi, anzi, sono la migliore cura per dimagrire. Quali sono i grassi sani? Cerchiamo di capire quali sono. Quindi sono principalmente e soprattutto i grassi saturi e i grassi monoinsaturi, quindi i grassi più stabili, quelli che non hanno una fluttuazione all'interno del corpo e non rischiano di darci fastidio. Quali sono? Burro, ghee, che sarebbe il burro chiarificato, comunque il burro preparato con la ricetta indiana dove eliminiamo completamente la caseina e il lattosio. Poi abbiamo l'olio di cocco, poi abbiamo l'avocado,
anche le olive sono buone e l'olio evo, l'olio extravergine d'oliva. Quindi, a seconda del nostro orientamento alimentare, introduciamo questi grassi nella nostra alimentazione quotidiana. Se siamo vegani, dobbiamo attingere soprattutto all'olio di cocco, all'avocado, alle olive e all'olio evo. Se invece siamo vegetariani e onnivori, aggiungiamo anche il burro e il ghee, perché sono veramente dei grassi eccezionali. Comunque, anche se sei vegano, non escludere del tutto la possibilità un domani, soprattutto se lo studi come alimento, di pensare di aggiungere qualche cucchiaino di ghee, perché veramente può fare una differenza enorme, uno degli alimenti più antichi del mondo, è in grado da solo di ricostruire la nostra energia vitale, veramente fa una differenza enorme nella tua vita. Perché non aggiungiamo grassi poliinsaturi? Ti dicevo soprattutto saturi e monoinsaturi e non poliinsaturi, perché sono dei grassi molto instabili che tendono a irrancidire facilmente anche dentro il nostro corpo, proprio a causa dei loro legami di carbonio, e creano una profonda ossidazione e acidità. Molto molto facili a creare acidità nel corpo. Sono sempre squilibrati e anche nel quantitativo che contengono di omega 6, contengono troppi omega 6 e purtroppo gli omega 6 sono un fattore primario di infiammazione. Quindi dobbiamo cercare di non esagerare con questi grassi, al limite, ma non è oggetto di oggi, possiamo prendere piccole quantità di omega 3, ma gli omega 6 non ne abbiamo un gran bisogno e quindi andiamo invece con grassi saturi e monoinsaturi. Mi raccomando, la pessima accoppiata, grassi poliinsaturi e farine è veramente la peggiore cosa che possiamo fare per il nostro corpo. E pensa che questa accoppiata è poi quello che tu trovi in tutti i prodotti da forno confezionati. Oggi contengono tutti zucchero, fruttosio, e infatti torneremo nei video anche sul fruttosio, e grassi poliinsaturi, soprattutto olio di soia, olio di mais, tanti oli vegetali molto, diciamo, molto di lavorazione industriale, di pessima qualità, che scatenano ancora di più il fattore non solo della fame, ma stimolano l'insulina nel nostro corpo, quindi ci fanno ingrassare, fanno conservare zucchero nelle cellule invece di svuotarle, di farci alleggerire. Quanti ne devo mangiare? Abbiamo detto da 1 a 2 cucchiaini per pasto. Questa può essere una buona, come dire, media. Però questo vale se mangiamo anche i grassi dei prodotti animali, perché pensaci bene, già il pesce o la carne contengono grassi, l'uovo stesso è un concentrato di grassi nel tuorlo, il formaggio, idem. Se invece sei vegano e quindi questi grassi animali non li mangi, ti consiglio di passare anche a 3 cucchiaini a pasto, perché veramente di grassi ne hai un grandissimo bisogno. E mi raccomando, non esagerare con i semi oleosi, perché altrimenti avresti poi troppi omega 6 instabili che creano acidità invece che aiutarti. Come li mangio questi grassi? Li aggiungo nel piatto direttamente, possibilmente crudi o comunque pochissimo riscaldati. L'ideale è che tu li metta sulla tavola e li aggiungi nel piatto. Tranquillo. Mi devo abituare? Certamente sì, perché è un grande cambiamento per te. Quindi questi 7 giorni inizia gradualmente, uno al giorno, ad aumentare un po' i grassi nella tua alimentazione. Effetti collaterali di questa abitudine, di questo passaggio ce ne sono, perché all'inizio il corpo, come assume grassi, finalmente si rilassa ed elimina i grassi accumulati nel tempo. Poi finalmente il fegato si depura. Quindi abbiamo qualche veloce sintomo di depurazione, bevi di più, ecco perché ti ho messo l'acqua calda, puoi aggiungere qualche goccia di limone alla tua acqua, puoi bere delle tisane di anice e finocchio ed eventualmente c'è un rimedio che puoi trovare in farmacia omeopatico, si chiama Nux Vomica 5 o 6 CH in multidose e in granuli quindi, e ne prendi due sotto la lingua a fine pasto, durante la giornata, anche 4 o 5 volte nella giornata, ti depura tantissimo e ti aiuta proprio a fare questo passaggio di carburante. Siamo al punto 4, come al solito parlo un po' di più, però credo di star dicendo delle cose interessanti, quindi ovviamente, insomma, diamo la precedenza a questo, poi passeremo ovviamente alle domande. Quindi sospendiamo i carboidrati. Punto numero 4, importantissimo, se vogliamo veramente fare questo passaggio di carburante, smetterla di mangiare zuccheri
e di andare a zuccheri, che è un carburante veramente che ci logora, ci mette fame, inceppa tutti i sistemi, fa sì che ci sia sempre insulina in circolo. Quindi il messaggio alle cellule è sempre di incamerare, mai di svuotarsi, e questo logora nel tempo tutti i sistemi. Se vogliamo fare questo passaggio, dobbiamo togliere i carboidrati per un po'. Quindi questi 7 giorni, se accetterai questa sfida, falli da parte. Se continuiamo a mangiarli mentre aggiungiamo anche i grassi, il corpo non potrà utilizzare i grassi, dovrà per forza consumare gli zuccheri, perché ritiene lo zucchero un carburante che ha la precedenza, perché è pericoloso, non può rimanere nel sangue. Ricordati che solo 5 grammi di zucchero possono stare nel sangue, altrimenti entra subito in circolo l'insulina per mandarli via. Quindi se tu mangi zuccheri e nel contempo mangi anche grassi, non utilizzerai quei grassi e quei grassi ti andranno solo ad appesantire. Quindi è fondamentale che tu riduca la quantità di zuccheri. In questa settimana la mia proposta è proprio quella di farne un attimo a meno, fare una settimana sugar free. Quali sono i carboidrati? Facciamo pace anche con questa, con quali sono, perché spesso ci facciamo anche questa domanda. Quindi pane, pasta, tutte le farine, quindi tutti i prodotti da forno possibili e immaginabili, tutti i cereali, anche quelli sono carboidrati, quindi sia quelli con glutine che quelli senza glutine, tutti i dolci, quindi parlo anche di quinoa, di mais, di grano saraceno, sono tutti carboidrati e in questa settimana li sospendiamo. Ma soprattutto no, mi raccomando, anche a miele, a frutta dolce, lasciamo solo i kiwi, la mela verde e un po' di frutti di bosco questa settimana, in modo tale che facciamo veramente una completa depurazione dai carboidrati. Come farò a sopravvivere, visto che sono il mio alimento sul quale, per il quale darei me stessa o me stesso assolutamente? Non ti preoccupare, aggiungendo proteine, grassi e vegetali non ne sentirai la mancanza. La mancanza sarà tutta qua, ma il tuo corpo rapidamente troverà soddisfazione e vedrai che gradualmente questo desiderio pazzo di zuccheri si mitiga, si calma un po'. E questa è una cosa importantissima perché ci fa essere lucidi. Quindi, proteine e grassi ti aiuteranno, sarà più facile di quello che pensi. Mangia più spesso cibi nutrienti ed equilibrati e vedrai che ne sei fuori rapidamente. Cosa uso invece del pane e della pasta per saziarmi? Perché questa è l'unica cosa che ci preoccupa. In realtà, già proteine e grassi ti stanno saziando. Li accompagnerai con una buona quantità di vegetali cotti, che sono importantissimi, ti daranno un basso impatto glicemico e ne parleremo proprio a breve perché sono il punto successivo. E se ti viene voglia di un dolce, trovi delle meravigliose ricette sul blog che puoi implementare, o puoi fare una cosa semplicissima: prendi uno dei frutti consentiti, lo riscaldi leggermente, ci aggiungi dei grassi sani e lo mangi come spuntino, e vedrai che immediatamente questa voglia di zucchero si calma. Quindi un kiwi, una mela o dei frutti di bosco con un po' di olio di cocco, di burro, di ghee, e sei assolutamente soddisfatto. Posso prepararmi dei crackers con i semi al posto dei cereali? Assolutamente sì, non esagerare nei semi ovviamente, perché abbiamo capito che sono comunque ricchi di un'esagerata quantità di omega 6, però qualche cracker di semi puoi tranquillamente metterlo. Vuoi ricette di cracker? Le trovi sul blog. Se tendo a mostrare stitichezza, perché ho tolto gli zuccheri, come faccio? Allora, innanzitutto sala di più gli alimenti. Questo già ridimensiona il problema dell'intestino magari bloccato dall'assenza di zuccheri. È solo un fatto temporaneo. Le verdure già ti aiutano, i grassi ti aiutano. Aggiungi un pochino di sale ed eventualmente puoi usare del magnesio la sera. Un po' di magnesio supremo la sera ti aiuta tantissimo. O della polvere di psyllo, anche questo aiuta a regolarizzare l'intestino. Ma già di per sé, cambiare, bere l'acqua calda, mangiare una giusta quantità di vegetali e i grassi sono in grado di riequilibrare il tuo intestino. Ora, passo successivo numero 5, inseriamo un piatto di verdura cotta ogni giorno o ad ogni pasto, Quindi almeno un piatto di vegetali cotti. Questo è fondamentale, ci donano fibre, liquidi di buona qualità,
vitamine, minerali. Le verdure sono importantissime e soprattutto ci donano zuccheri a basso impatto glicemico, perché sono diversi i vegetali dai carboidrati di farina, di pane, pasta. Perché? Perché sono contenuti, sono sempre zuccheri, però sono catene di zuccheri contenuti come dire, sono delle catene di zuccheri molto rigide, molto solide e dure, che richiedono più tempo al corpo per essere scisse in zucchero, in glucosio. Quindi ci richiede più tempo, l'impatto glicemico è molto più lento rispetto a quello del pane e della pasta. Ecco perché sono veramente importanti e anche mitigano la carenza di carboidrati. Quando le dobbiamo mangiare? Dopo aver mangiato le proteine e insieme ai grassi. Come le cucino? In modo leggerissimo, su questo trovi tante ricette sul blog, comunque soprattutto saltate rapidamente in padella o con un po' di erbe aromatiche, di spezie se ti piacciono, oppure a vapore, cotta in modo leggero o proprio un attimo nell'acqua bollente. L'importante è togliergli il freddo, perché cuciniamo le verdure, perché in questo modo sono molto più digeribili, assorbiamo tutte le vitamine e i minerali e soprattutto aiutiamo la digestione. Quindi le dobbiamo cuocere rapidamente, ma non le dobbiamo distruggere nelle qualità nutrizionali. Quali sono le verdure? Praticamente tutte, tranne il pomodoro e le patate, e diciamo anche le patate via dolci, magari in questo momento, questa settimana le evitiamo. Se tendiamo ad avere un po' di gonfiore, magari non esageriamo con la famiglia del cavolo. Molte verdure a foglia verde e soprattutto l'unico criterio importantissimo che devono essere fresche. Per favore, non mangiare verdure surgelate. Come mi organizzo? Preparare la sera per il giorno dopo, fai una piccola sessione di cucina veloce, fai in modo da avere sempre verdure a casa da cucinare, quindi organizzati per la spesa. Se sei solo, puoi anche cucinarle una quantità maggiore e tenerle per 2 o 3 giorni o le riscaldi di volta in volta al bisogno. L'importante è che non devi rimanere senza verdura. Posso surgelarle? Assolutamente no. Tienile appunto in frigo 2 o 3 giorni e poi cucina un'altra tornata di verdure, ma evita di surgelarle perché i prodotti surgelati raffreddano la nostra digestione. Punto numero 6, ci avviciniamo alla fine. Fai 12 ore di digiuno intermittente ogni giorno. Questo vuol dire che per un periodo di 12 ore non mangi. Se ovviamente devi utilizzare la notte, quindi se ceni entro le 8, poi mangerai alle 8 del mattino, entro le 7 puoi mangiare già dalle 7. Questo digiuno di 12 ore quotidiano è incredibilmente utile per fare tanti processi nel nostro corpo. Innanzitutto è il sistema più veloce per fare il passaggio di carburante. Già da solo ti permette di tenere i tessuti, soprattutto le cellule adipose, sane, non più insulino resistenti, e ti aiuta proprio a bruciare grassi in modo molto più facile. Poi purifica il fegato tantissimo, perché durante la notte avviene proprio il lavaggio, la purificazione del fegato, e il fegato lava il sangue. Quindi sono dei processi che avvengono proprio di notte. Quindi fare questo riposo dal cibo è incredibilmente potente per il detox. Poi consente il ricambio cellulare, perché di notte, durante il digiuno, il sistema immunitario provvede al ricambio delle cellule usurate, facendo posto alle nuove cellule. Questo è un lavoro importantissimo di ringiovanimento costante, che se non consentiamo al corpo, invecchiamo poi in modo galoppante. Il regalo sarà un risveglio ricco, pieno di energia, pieno di forza vitale, qualcosa che non puoi spiegare fino a che non la provi. La vera prova sta nel provare una volta a fare un risveglio dopo una cena leggera. È qualcosa di incredibile. Ti svegli lucido, pimpante, all'ora giusta, con una forza incredibile. Se ti consenti di fare la prova, ti accorgerai tu stesso di come cambia la tua vita. Ora, come faccio se la sera sono affamato? Quello che devi fare è non arrivare affamato la sera. Quindi mangia la giusta quantità di cibo durante la giornata, una buona colazione, un buon pranzo, al limite uno spuntino nel pomeriggio, in modo tale che la cena possa essere più leggera.
L'ideale per una cena è essere soprattutto una cena vegetale, quindi più verdura, magari una zuppa, una minestra, poi della verdura cotta, qualche grasso e al limite piccolissimi pezzi di proteina se abbiamo della fame, ma entro una certa ora in modo tale poi da poterci consentire queste 12 ore di digiuno intermittente. Cosa faccio se mi sembra di avere un po' di fame dopo? Quello che puoi fare è aggiungere un pochino di grassi. Magari alla verdura della sera aggiungi un po' di zucca o delle carote, vedrai che questo ti sazia in modo più lungo. Ma se è l'unico pasto della giornata che divido con i miei familiari, come faccio a saltare la cena? Non la devi saltare, la devi solo alleggerire, ti siedi con loro, tranquillo, hai cucinato per loro, tu ti mangi le tue verdure, ti mangi la tua zuppa, stai lì tranquillo, felice, siedi, io vado tranquillamente a cena con le persone. Sono qui. La convivialità non c'entra col fatto che io posso avere delle buone abitudini che la sera mi portano a mantenermi leggero. Quindi ti accorgerai che per questa settimana, è solo una settimana, prova a farlo perché vedrai che differenza e che impatto può avere nella tua vita. Punto numero 7, direi che sì, abbiamo detto praticamente tutto. Punto numero 7, consuma una colazione nuova al mattino. Ora, in questi giorni ti do dei consigli molto rapidi sulla colazione. Ovviamente nel mio programma mi dilungo tantissimo sulla colazione, uno dei passi a cui dedico maggiore attenzione, ma non posso fare, ci vorrebbe 10 conferenze solo sulla colazione. Andiamo a capire quali sono i punti essenziali di una colazione sana. Deve essere una colazione che non deve stimolare il picco glicemico, altrimenti tu mangerai tutta la mattina e avrai picchi e cali di energia che non ti consentiranno di lavorare con lucidità. Sarai sempre col crackers, con la merendina, col caffè, col cioccolatino, perché altrimenti non carburi. Dopodiché deve saziarti, ma non ti deve appesantire, perché se ti appesantisci di mattina poi hai voglia, come fai a lavorare, sei lì col cerchio alla testa e con la mente confusa. Deve darti energia per tutta la mattina, ma in modo costante, appunto, senza alti e bassi. Quindi quello che dobbiamo fare è darti delle possibilità, ti do una serie di possibilità. La sfida maggiore, nettamente la migliore, è quella di fare la prova questi 7 giorni, impazzisci completamente e fai la prova ad avere una colazione, a prendere una colazione salata. Lo so che per molti di voi è una cosa proprio pazzesca, una parolaccia di proporzioni pazzesche, però tieni presente che sono pochissimi i paesi, tra cui l'Italia, dove si mangia dolce la mattina, cioè la maggior parte dei paesi del mondo sono abituati a mangiare salato, quindi in realtà è più che altro un'abitudine, non è poi una bestemmia. Ora, la colazione salata è la cosa che in assoluto ti dà maggiore equilibrio nella giornata, perché ti sazia, ma non stimola nulla in modo esagerato. E puoi anche fare una colazione piccola piccola che ti sazia, ma non ti appesantisce. Come si fa una colazione salata? Una proteina, può essere anche un avanzo della cena, un po' di verdura e un po' di grassi. Ripeto, anche piccole, piccole quantità. Parti magari dall'uovo, che può essere una cosa facile da gustare al mattino, e poi puoi andare con magari del salmone selvaggio, puoi andare affumicato, puoi andare con anche delle proteine vegetali, puoi prepararti delle creme di semi di canapa, semi di chia o quello che gradisci, sempre, ripeto, a livello di prodotto salato. Quindi questa è una possibilità. La seconda possibilità, un livello inferiore di sfida, è quella di fare una versione, diciamo tra virgolette, dolce, però più naturale. Quindi partiamo da una bevanda che può essere un latte, ma non di mucca, possibilmente un latte di cocco, di mandorla, non di soia, per favore, perché abbiamo capito che la soia non è assolutamente un alimento che ci è amico. Quindi un latte di cocco, un latte di mandorla, lo possiamo mescolare con un caffè di cicoria in modo tale che non abbiamo, diciamo, caffè in questa settimana. O possiamo bere invece un infuso, un tè verde, una bevanda diversa, a cui aggiungiamo, per esempio, o della frutta calda con olio di cocco e proteine vegetali. Questa possiamo fare proprio questo piccolo mix, questa macedonia calda che gustiamo completa, che ci sazia, ma non ci appesantisce. Possiamo prendere dello yogurt di mucca o dello yogurt di cocco, dello yogurt di mandorla, ci mettiamo dentro, per esempio, la frutta calda e i grassi.
che abbiamo già nominato, quindi olio di cocco, ghee, e facciamo una pietanza più completa, possiamo aggiungerci delle proteine vegetali e questa già è una colazione che ricorda un pochino di più la colazione a cui eravamo abituati, però c'è una grande differenza perché mancano i carboidrati, quindi in realtà stiamo, come dire, tenendo più a bada gli zuccheri nel nostro corpo. Se non ho fame al mattino, quello che posso fare è bere. Innanzitutto, se mi sto più leggera la sera, leggero la sera, spesso la mattina ho più fame. Però se continuo a non avere una grande fame al mattino, quello che posso fare è bere un infuso o un caffè di cicoria, o un infuso, una tisana, e poi aggiungo un cucchiaino di ghee. Uno o due cucchiaini di ghee e già ho una bella sazietà e poi magari mi porto un piccolo spuntino salato da consumare a metà mattina. Questo già sarebbe un'ottima cosa. Usi già dei superfoods? Perfetto, inseriscili nella colazione, sia in questa macedonia calda che ti ho proposto, sia eventualmente nella colazione salata. Se ti piacciono gli shake, puoi invece frullare anche qui un po' di proteine vegetali, magari un avocado piuttosto che un po' di frutta calda. Ci aggiungo un po' di latte vegetale, appunto di cocco, di mandorla. Aggiungo dei superfoods se li uso, della frutta semplicemente calda. Faccio un bel frullato con i grassi, ovviamente, che non devono mancare, magari delle proteine vegetali e faccio una piccola colazione sana. Queste sono le possibilità a tua disposizione. Nettamente la colazione salata in questa settimana sarebbe veramente uno switch che ti consentirebbe di procedere rapidamente sia verso la purificazione che verso un equilibrio maggiore ed è anche, in fin dei conti, la colazione più facile e più a portata di mano. Punto numero 8, ed è anche l'ultimo, ci andiamo alla fine in questa lunga galoppata, è quello di fare una camminata di almeno 30 minuti al giorno. Devi muoverti, è importantissimo, dobbiamo attivarci, far circolare l'energia nel nostro corpo. Questa è una sfida importante che completa un po' questi 8 punti. È importantissimo che sia regolare, cioè non andarsi a sfinire in palestra 2 volte alla settimana, va benissimo, non è che ti sto dicendo di non farlo, perché sennò adesso si sollevano tutti i personal trainer, però accanto a questo metti anche del movimento regolare, quindi 30 minuti di camminata a passo veloce. Quello che puoi fare se hai una vita super frenetica è utilizzare qualche momento di quelli dove già ti devi spostare, andando al lavoro, tornando dal lavoro, andando a fare la spesa, salgo e scendo le scale di casa, magari sempre a piedi, ci trova i modi per fare questo movimento regolare in modo tale da attivare l'energia nel tuo corpo, che è una cosa straordinaria. Quando lo devi fare? Quando vuoi, al mattino, a pranzo, a cena, quando vuoi farlo. Vado già in palestra, perfetto, sono contentissima, però aggiungi anche queste camminate. Questi sono gli 8 punti. La sfida che ti lancio è quella di applicare questi 8 punti tutti. Mi raccomando, senza dimenticartene nemmeno uno, in questi 7 giorni. Ovviamente puoi anche decidere che ne incominci a implementare uno a settimana, fino ad arrivare a 7 settimane dove li hai messi a punto tutti. Va benissimo anche qui se sei super timido, super impaurito, hai paura di troppi cambiamenti insieme, però puoi anche decidere, mi tuffo, come quelli che sono lì a guardare il mare e dicono che faccio, entro piano piano, l'acqua è fredda, entro piano piano fino a che mi abituo, o mi tuffo direttamente perché poi nuotando mi accorgo che l'acqua non è così fredda e in realtà è caldissima, anzi dopo un po' nuotare diventa perfetto. Decidi tu qual è la tua, come dire, il tuo istinto verso cosa ti chiama. Non sottovalutare nessun punto e questi sono sicuramente una buona base per iniziare a riattivare la digestione, ricordiamoci, e limitare l'infiammazione. Purificano il corpo, riattivano la digestione e iniziano a farci cambiare carburante. Veniamo adesso alle tue domande, vediamo un pochino. Che cosa avete da domandarmi? Vedo che in diretta c'è anche Maria Pia, che è una meravigliosa trainer di lunga data, del metodo Energy o del metodo Timeless Diet o del metodo, adesso vedremo, nuovi nomi arrivano, vedremo, vedremo, c'è una grande sorpresa a riguardo, ma sicuramente Maria Pia è uno dei pilastri della mia scuola.
Quindi sicuramente ditemi voi domande. Vedo Milena qui che mi chiede da vegana almeno 3 cucchiaini a pasto di grassi sani. Ho capito bene? Certamente sì. Poi vediamo un po'. Ho finito la chemioterapia a ottobre, tumore al colon destro, il mio fegato è molto grasso, devo depurarlo, vorrei riuscire a perdere i chili che ho messo con le cure. Ok, cosa mi consigli? Magari Simonetta, possiamo poi scrivere magari al servizio clienti info@energytraining.it, possiamo darti un'idea un pochino più personale su come sicuramente dobbiamo aiutarci con i grassi sani, sicuramente dobbiamo inserire un po' di proteine senza esagerare, soprattutto andando verso le proteine più vegetali, dobbiamo aggiungere una bella quantità di verdure, ma hai bisogno magari di qualche consiglio un po' più personalizzato. Un consiglio di colazione vegana ottimale, vediamo, non so se ti hanno risposto. Io farei mille, o una crema per esempio di verdura calda, grassi sani e una crema con la canapa o con la chia, oppure ci sono degli hamburger che puoi preparare, dei burger con proprio un mix Omega Mix che trovi anche sul nostro shop, che ho fatto fare apposta per poter preparare questi burger molto veloci, o io andrei con uno shake con proteine vegetali, frutta calda, grassi sani e sei completamente in equilibrio. C'è anche Franca che è bravissima, una super trainer, sono Franca e Maria Pia, credo che ci sia presente anche Ivana, sono tra i pilastri, le mie assistenti più preziose che ho, quindi grazie anche a tutte voi perché mi state coadiuvando e state già rispondendo alle numerose domande. Ho appena fatto 10 giorni di alimentazione di proteine, verdure e grassi, ma ho avuto una stitichezza pazzesca, ti ho detto, evidentemente il corpo era. Il passaggio di carburante era molto abituato agli zuccheri e alla fermentazione. Tutte le tossine stanno arrivando e il corpo deve essere disintossicato. Aumenta un pochino il sale, aumenta le verdure, aumenta soprattutto i grassi, mi raccomando, ed eventualmente aiutati o con fibre di psyllo o con magnesio, col magnesio supremo. Yes. Allora, vediamo un po'. La stessa politica, mamma mia, non è una politica, è veramente un approccio. Sicuramente Adriano Panzironi è un meraviglioso collega. Sicuramente ci sono tanti che parlano di questo, non sono l'unica, assolutamente. Anzi, questo è sicuramente l'approccio più diffuso al mondo di alimentazione, quello di cui parlo. L'alimentazione più, come dire, moderna di cui si parla oggi, perché è proprio evidente sotto gli occhi di tutti che tutte le indicazioni alimentari date fino ad ora, nei passati 40 anni, ci hanno portato a un aumento esponenziale di problemi cardiaci, problemi di diabete e di obesità enorme, dove soprattutto nei paesi più industrializzati questo è diventato un problema talmente grande da richiedere veramente studi scientifici molto molto accurati. Quindi il nuovo indirizzo è assolutamente una rivalutazione dei grassi, una rivalutazione delle proteine, un riequilibrio dei carboidrati, una maggiore presenza delle verdure, in modo tale da tenere il punto di arrivo principale, tenere l'insulina a bada. Finché hai insulina che primeggia nel tuo corpo, tu hai costantemente il messaggio incamerate grassi, incamerate zuccheri, incamerate zuccheri. Per forza il corpo è costretto a incamerare, quindi non può mai svuotare, non c'è mai questo ricambio. Invece è importantissimo, deve entrare in circolo anche il glucagone, deve entrare tutti gli ormoni devono essere sani, le nostre cellule adipose devono essere sane, non ci deve essere insulino resistenza. La presenza dell'insulina e che rapporto abbiamo con l'insulina dovrebbe essere il primo esame che ci fanno fare, quello più serio che ci aiuta veramente a essere in salute. Angela dice: io mangio, sono vegetariana, prendo i grassi, ottimo, mi raccomando, fai pace anche con le proteine.
richiede un impegno, dice Bruna, i cambiamenti richiedono impegno, tempo e continua informazione. Questo è vero, però è vero anche che se non troviamo tempo per essere in salute, dovremmo poi trovare tempo per la malattia. Mi sembra che questa era la frase che abbiamo postato proprio la settimana scorsa. E il corpo, se non gli dai la sua attenzione, piccola, non è che devi star lì in adorazione, ma se non dai al corpo un po' di attenzione, trova lui il modo per farti fermare un attimo a dire: oh, io ho bisogno di avere un carburante migliore perché così non ce la faccio. Quindi c'è poco da fare, non possiamo mettere la testa sotto la sabbia. Quello che possiamo fare è trovare una giusta routine che ci permetta di implementare questi passi che sono importantissimi e soprattutto ricordarci dei due problemi principali, quindi curarci della digestione e placare l'infiammazione, quindi l'invecchiamento nel nostro corpo. Chi soffre di patologie tumorali, vietano le proteine animali? Certamente sì, in quel caso purtroppo anche l'insulina è assolutamente negativa. Quindi lì veramente ti muovi un po' sulle sabbie mobili, devi cercare innanzitutto di placare l'insulina, quindi devi avere comunque un'alimentazione low carb, devi avere un'alimentazione molto ricca di sostanze nutritive, poche proteine, ovviamente ridurrai le proteine, e dopodiché però devono essere presenti in piccola quantità, ma devono essere presenti. Avrai molti grassi che sono fondamentali in quel caso, avrai vegetali che saranno fondamentali, potrei aiutarti un po' con i superfoods che sono importantissimi, sono cioè alimenti molto ricchi di vitamine e minerali, proprio per rigenerare il corpo. Sicuramente c'è una proposta molto bella. Possiamo sentirci tra una settimana per monitorare i miei progressi? Sicuramente sì, magari una settimana subito non riesco a farla perché sarò in viaggio, ma magari possiamo darci una quindicina di giorni anche permetterti un po' di organizzarti e possiamo pensare a una nuova diretta tra una quindicina di giorni. Vi avviserò tutti, così facciamo un po' il punto della situazione e vediamo quanti hanno implementato questa cosa. Perché no? Io sono veramente a disposizione, lo faccio con molto piacere, con molta gioia e quindi se può essere utile, perché no? Sono qua. Sicuramente la frutta cotta della colazione non è ricca di zuccheri, certo, è una colazione, come dire, di transizione, però dobbiamo usare la frutta non ricca troppo di fruttosio. Quindi andremo in frutti di bosco, kiwi, e la mela verde per non esagerare. Mitigheremo questi zuccheri con i grassi e le proteine vegetali in modo tale da rallentare il picco. Però sicuramente se puoi mangiare la colazione salata, nettamente meglio è. Quanto lontano dai pasti, per che cosa? Per l'acqua forse, Cinzia? No, era Ivan, forse beve l'acqua. Lontano dai pasti, sicuramente anche un'ora, subito prima puoi berla anche 20 minuti prima, però dopo che mangi aspetta almeno un'ora, anche un'ora e mezza prima di ricominciare a bere. Ovviamente se hai troppa sete perché hai mangiato troppo salato, bevi anche prima, però se possibile bevi, fai, diciamo, metti un pochino di distanza in più. Cosa possono essere sinonimo i brufoli? Sicuramente di un intestino in disordine e di un fegato in disordine. Quindi dobbiamo veramente ripulire in profondità questi due organi e riportare l'equilibrio. Sospendere gli zuccheri è la cosa principale che dobbiamo fare quando abbiamo un problema di pelle. È proprio lì che dobbiamo lavorare. Ovviamente all'inizio, introducendo i grassi, possiamo avere, come dire, una espressione di grassi maggiore sulla pelle, ma che poi va a sfiammare e a ripulirsi. Dobbiamo anche togliere tutti gli alimenti riscaldanti, quindi che in quel caso dalla cioccolata all'alcol, dal pomodoro all'arancia, dal miele agli insaccati, ci sono una serie di alimenti che sono caldi, riscaldanti e che creano proprio questa esagerata quantità di non solo di grassi, ma anche di sfoghi sulla pelle. Dunque,
Dunque, il cristiere al caffè può aiutare, non tutti, dipende, sicuramente può essere un presidio interessante per ripulire in profondità il fegato, però va fatto con, come dire, con cognizione di causa, conoscendolo bene, non partirei sicuramente da quello per purificare, inizierei innanzitutto a lavorare sull'alimentazione e poi magari possiamo adottare anche periodicamente il cristiere come, di caffè come eventuale, ma non è per tutti. Diciamo, è un presidio, se vuoi saperne di più, trovi sicuramente parecchie informazioni su energyfoods.it, il mio sito anche di, diciamo, di integratori, di supporti alla salute, perché diciamo, ne ho parlato lì ed è possibile anche, come dire, acquistarlo e usarlo come presidio, però, ripeto, non è sicuramente il primo punto di partenza. Che altro? Dunque, va bene, c'è sempre chi si diverte a insultare, che poi non si capisce perché qui magari si diverte, non ha tempo, ha tempo da perdere ed è meraviglioso. C'è sempre un bel rispetto in chi. C'è sempre, mi chiedevo oggi, leggendo anche alcuni commenti sul sito, perché c'è paura così tanto dell'informazione? È così bello avere delle informazioni, poi io posso decidere se mi interessano o non mi interessano. Io sono curiosissima, leggo di tutto, non solo, ma le maggiori cose interessanti oggi sono in lingua inglese. Cioè, aggiornatevi, anche se siete medici, se siete, c'è una meraviglia di informazioni. Basta andare su un sito ufficiale dei medici, PubMed, per rendersi conto di quante ricerche interessantissime ci sono e quanto c'è di proprio di prezioso che possiamo accogliere. Ora, che paura c'è delle informazioni? Non siamo mica ai tempi di Galileo Galilei. Io posso capire, posso sperimentare, posso studiare, poi posso decidere se questa cosa mi interessa o se questa cosa non mi interessa. Ma insultare, stracciarsi le vesti, proprio fare. Che bisogno c'è? Panzironi fa il suo lavoro, fa la sua, come dire, porta avanti il suo punto di vista e fa dell'informazione ed è prezioso questo, come tanti altri, non è l'unico e ce ne sono tantissimi, non ne parliamo in lingua inglese, purtroppo in Italia siamo un po', come dire, handicappati perché, non leggiamo, tanti di noi non leggono l'inglese, non lo capiscono, quindi hanno purtroppo, gli viene meno un grosso bacino di informazioni perché è in lingua inglese che si trovano le ricerche più interessanti nel campo alimentare, nel campo dell'infiammazione, su nuovi approcci alla nutrizione. Sono interessantissimi, sono tutti, non ti preoccupare, portati avanti da medici. Io faccio solo un lavoro semplice di divulgazione, non è materiale che, come dire, che mi ha, qui nel frattempo si è interrotto a dire, vediamo se la ripristiniamo, devi ripristinarla tesoro mio, però io sicuramente ho acceso qua, vediamo un po' poi come si deve fare, vediamo di tornare in diretta su Instagram, siamo ormai a un'ora piena, quindi direi che abbiamo un po', come dire, completato come dire, tempo a disposizione. Sono stata contentissima di essere con voi. Le nostre assistenti meravigliose hanno risposto a tante domande. Sono molto, molto contenta. Questa idea di fare una diretta tra 15-20 giorni, il tempo di rientrare a casa, mi sembra un'idea preziosissima. Se vi piace, se siete interessati, potremmo anche pensare a una diretta mensile, perché no? Mi piacerebbe anche fare qualche volta una diretta mentre cucino, così magari cambiamo anche orario, prendiamo anche persone che magari la sera non possono, come dire, non possono mettersi qui sul computer, ma invece possono ascoltare in diretta mentre appunto parliamo proprio ai fornelli, anche quello può essere interessante. Sicuramente rielenchiamo i punti, mi sembra interessante anche questa proposta di Teresa, quindi magari metteremo incluso in questa conferenza anche i punti scritti, intanto non ci vuole nulla, in modo tale che ve li potete anche segnare, comunque la potrete riascoltare. E,
Allora, la voglia, dice Isabella, ho ancora voglia di dolci, quello che devi fare è soprattutto mangiare più grassi. Evidentemente, se c'è ancora quella voglia, è come un imprinting che devi superare semplicemente mangiando più verdura, più proteine, più grassi, fino a che questa voglia non diventa una leggerissima, come dire, nostalgia che poi sì, completamente passa. Direi che è tutto per stasera, chiuderei qui la diretta. Vi ringrazio tantissimo di essere stata in vostra compagnia. Cristina dice che ne pensi della dieta del dottor Mozzi, tutto il bene possibile, ma anche ci sono dei limiti. E infatti il prossimo video della prossima settimana sarà proprio sulla dieta dei gruppi sanguigni. Wow! Novità delle novità. Che altro dire? Che sono stata contentissima di essere con voi. Vi saluto tutti, ascoltatori di Instagram. Vi saluto tutti, ascoltatori di Facebook. Saluto tutti coloro che riascolteranno questa conferenza nei giorni prossimi. Vi do appuntamento a una quindicina, 20 giorni. Ci sono sempre sul gruppo Facebook, come ci sono sempre su Instagram per tutte le domande e i commenti veloci. Vi ringrazio tanto per l'attenzione, vi auguro tutto il meglio e chiunque voglia cogliere, come dire, questa sfida ha tutto il mio appoggio, proprio anche tutto il mio amore, che vada tutto bene e che possiamo tra una quindicina di giorni parlare veramente dei vostri miglioramenti e delle cose meravigliose che avete scoperto provando a fare dei cambiamenti nella vostra vita. Ciao, ciao, arrivederci, ciao. Oh, bravissimi.